Ciao, belle guffettine. Allora, oggi voglio fare un trucco per ringraziare perché ho avuto un regalo queste due belle farfalle e non solo. Dentro questa busta ci sono le compagne, se la vedete in mezzo a me, che la sto mangiando. Ne ho dato una a mia mamma, una, solo una, sono mia. Poi, ci sono altre cose che non vi posso far vedere, nel senso che sono in frigo, ecco. Però, siccome questa ragazza sa che io vado matta per le liquirizie, se mi vedete così è perché sono morsicata. Sono stata male, ma ne ha voluto fare un pensiero, un pensiero. Sto male più spesso. No, dai. Allora, aspettate che sennò paura di far danni. I rombi di liquirizia, non ve ne do manco uno. Ne ho dato una a mia mamma, una di quelle e una di queste. Aspettate, ne mangio una. Due. All'anice. Non vi dico. Aspettate. Le richiudo. Rombetti liquirizia all'anice amarelli, che buone. Non lo so se sta a stanotte ci arriva. Poi questi, e poi aspettate un'altra cosa che anche questo mi ha fatto veramente molto piacere perché è bicolore. Mi piace molto, è della marca TSC, guardate che carino, grazie, ma io non ho ancora detto chi è e mi ha regalato tutte queste cose. Oh, che buono. Se mi vedete i denti neri, è per colpa di Lina. Grazie, Lina. Sei un tesoro. Poi qua c'è anche il bigliettino. Ciao Dani, ecco per te un piccolo pensiero. Sono felicissima di averti conosciuta. Con affetto, Lina. TVB. Grazie, anche io a te. E anche le liquirizie amo. Domanda. O comunque, allora, trucco per abbinare a queste belle farfalle colorate. Allora, cosa ho fatto? Matitone duo della Kiko. Vado ad usare prima questo verde smeraldo. Lo uso qua. Non parto proprio dall'angolo interno, ma mi fermo un po' prima. Cioè, inizio un po' prima, un po' dopo. Dipende dai punti di vista. Ok. E cerco di arrivare fino quasi a metà. Questi matitoni sono bellissimi. Adesso devo cercare dei colori. Anche se non l'ho trovato proprio, perché non è come vedete su questo viola. Però ci stava bene perché appunto estivo, tutto colorato, quindi. Ho detto sì. Nel frattempo io mi mando il colore amarillo di liquirizia. Poi l'altra parte, il viola, e la vado a mettere nell'altra parte, nel resto della palpebra. Così in modo molto spartano. Tanto poi devo sfumare le due parti. Mi è arrivato poco fa il pacco. Mia mamma, scusate, ho tirato tutto col naso. Mia mamma mi fa: mi è arrivato un pacco per te. Mi sono fiondata. Prendo un pennello a lingua di gatto e vado a congiungere i due colori. In modo che non si veda bene, cioè,
non si vede allo stacco proprio netto 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 una riga. E quindi mi sono più andata lì e l'ho aperto, quindi a casa di mia madre. Mia mamma lì che guardava mentre spacchettava. Me ne dai una? Ma sì, gliel'ho dato uno, dai. Ecco. Poi vado a fare sempre con un altro mattitone di Kiko, numero 25, Long Lasting Stick, l'angolo interno e l'arcata sopraccigliare. Poi riprendo il mio viola e ripasso verso la fine. Questo va anche solo tamponandolo. Poi prendo un pennello a penna e sfumo. Ok, stanno suonando le macchine. Ovviamente sto registrando, quindi. E sfumo anche verso dentro, nell'angolo interno e nella piega. Cioè, dalla piega mi dirigo. Ci sono i denti neri? Eh sì. Perché io me le sono mangiata pure prima, mentre facevo l'altro occhio. Eppure mentre salivo le scale, mentre ho messo il cellulare in carica, mentre ero qui che mi preparavo, insomma, Lina, non so se stanotte. Ok, ora prendo un altro mattitone Kiko, oggi tutti i mattitoni, il numero 31, sempre long lasting, uguale a questo. Questo è il 31, questa colorazione qua. E la vado a mettere sotto, non curandomi, anche se macchio le ciglia, perché tanto poi andremo a mettere il mascara, quindi. Ora, per non essere così una patacca, vado a prendere un pennello. Dov'è quello di prima? E lo sfumo. Un trucco bello colorato. Così si può utilizzare anche per una festa in piscina. Sto usando la Simil Beauty Blender. Poi prendo eyeliner blu della Kiko e la vado a mettere sopra nella rima superiore. Questo è Tropical Waterproof Eyeliner. Poi vado a pettinare le mie sopracciglia. Io non so da voi, ma qui fa molto, ma molto caldo. Proprio veramente tanto. Vado a prendere della Too Faced il mio blush a forma di cuore. Ora vi dico così, non mi ricordo il nome. Con un pennello così, per il blush, vado a mischiare appunto tutte e due parti e vado a stenderlo. Mamma, la guancia.
Vedete? Sono tutta morsicata. Però le liquirizie le mangio a questo lato, quindi non mi fa male. Ora, prendo la mia palette che mi sono confezionata io della Neve Cosmetics, vado a prendere un pennello, quale prendo? Si nascondono i pennelli, ma pure questo va bene, il lingua di gatto è grande però, e vado a prendere questo illuminante e lo vado a mettere sopra lo zigomo. Poi ho ripreso la palestra, ve l'ho detto, era da fare. E quindi Lina sapeva, ha detto questa a mezzo a 38 anni, così figuriamoci. Questo hai pensato? È questa vecchietta. Vado a fare i punti luce. Cioè, ma veramente io glielo dico. Allora, mio marito è più grande di me. Di 6 anni. Prendo un pennello grande e vado a togliere questo effetto netto di questa linea. È più grande di me di 6 anni. E io gli dico: amore, come farai quando sarò vecchia? E non ve lo dico cosa mi dice. Ora vado a prendere della Essence Lash Princess. Con questo packaging veramente carino che ricorda un corsetto. Lo giro alla parte giusta, magari lo vedete anche. Ok, mascara. Poi sono leggerissimi, eh. Mia mamma, che bellina, che bellina. C'era la mia coinquilina romana, che quando io dicevo che bellino, no. Cioè, a Roma non si usa dire che bellino, si usa qua e in Toscana. Che bellino. È perché a Roma lei diceva che taglio. Che taglio, mo me lo faccio. Mo me lo faccio vuol dire. Qui da noi vuol dire un'altra cosa. Cioè, brutta. Vuol dire quando t'acchiappi un ragazzo. Insomma. Vuol dire un'altra cosa, ecco. Vuoi fare il fidanzato? No, fare il fidanzato anche no. Qua mio marito mi ammazzerà di colpi. Nel senso, è un po' volgare, cerchiamo di rimediare. È un po' volgare. E quindi non si dice. E io dicevo, ma perché questa ragazza dice così? Riferendomi sempre a Lina, che in un video precedente le ho scritto sei un taglio sotto nei commenti, no? E lì lo usano appunto per dire che bellino. E io invece dicevo che bellino. E allora lei, Sara, che proprio era romana, 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 diceva che bellino. E io, adesso che sto imparando a dire che taglio, tu ne esci con, te ne esci con che bellino. E quindi, mo me lo faccio. Per loro vuol dire adesso me lo compro. E invece le prime volte che dicevo, oh mio Dio, queste che dicono? Perché se una ragazza da noi dice mamma lo faccio, diciamo non è una ragazza tanto seria. Ecco, va. Poi non so nel resto d'Italia cosa voglia dire. Oh, sospiro. Comunque, vabbè, questa parentesi che mi è scappata, una parolaccia per non rifare. Che poi non è una parolaccia. Per non rifare il video. Vengo censurata da mio marito. Che già poi sono vecchia a questa età. Quando mi deve pure guardare veramente quando sarò proprio decrepita.
ride con la bocca storta, ragazze. Si vede molto, eh? Vabbè. Rouge à lèvres. Metto la tinta labbra che mi ha regalato. Che mi ha regalato Lina. Oddio, oggi. Tutti i regali tuoi. Così io sembro una cinese. Una geisha. Ah, è giapponese, oddio. Adesso arriva la mica di mia sorella. Che è giapponese. E io ho chiesto se mi portava dei mascara. Allora, questa tinta labbra è molto bella perché non è come le altre che seccano. Ok. Make up terminato, io mi riprendo la mia liquirizia che ora vado a sistemare e dai, ci sto bene col trucco però, si intona, e mi vado a sistemare la testa perché ne ho bisogno con tutti i farmaci che ho preso per i dolori. E niente, mi vado a gustare la mia liquirizia calabrese e le altre, le cornie poi le mangerò stanotte perché insomma non sono da per quest'ora, insomma, ecco. E niente, vi do un grosso bacio, me lo mando dalla Sardegna caldissima, cioè troppo caldo, portatemi un po' di... Se da voce fresco, portatelo. E sì, saluto Lina, grazie a te, denti neri di nuovo. E niente. Ciao Lina e grazie, grazie davvero per aver avuto questo pensiero per me, perché sapevi che sono stata male. Grazie, un bacio. E un bacio a tutte voi. Ciao.